Al centro della tela sono raffigurate tre streghe seminude. Indossano soltanto la corosa, indumento penitenziale utilizzato nel periodo dell'Inquisizione e che qui serve per caratterizzare il contesto. Le streghe alzano in volo una figura nuda contorta. In una commistione tra miti diversi, Goya raffigura le entità maligne come vampiri nell'atto di succhiare il sangue della vittima. Un uomo si è gettato a terra coprendosi le orecchie, mentre l'altro tenta la fuga coprendosi con una coperta. Non solo, quest'ultimo esegue il gesto delle fiche per allontanare il malocchio. Le dita stanno chiuse sul palmo e il pollice scivola sotto l'ultima falange del dito indice. Il rituale risale all'epoca degli Etruschi e veniva utilizzato per allontanare gli spiriti maligni. La luce è esterna, il cono di luce proiettato dall'alto evidenzi tre soggetti principali. Un asino, simbolo tradizionale dell'ignoranza, emerge in basso a destra, apparentemente ignaro dell'orrore. La scelta di Goya di lasciarlo nell'oscurità non è casuale, poiché lì risiede l'ignoranza. L'utilizzo della luce è ben pensato con l'obiettivo di farci accorgere soltanto in un momento successivo della presenza dell'animale. Lo scenario montano è soltanto accennato e avvolto dall'oscurità. Attraverso l'asino e gli indumenti, il pittore descrive i suoi personaggi come contadini umili e manovrabili. Il sentiero tortuoso in salita si perde nell'oscurità dello sfondo, in un suggestivo collegamento con il sonno della ragione genera mostri. Insomma, la fede cieca è pericolosa almeno quanto la totale chiusura mentale. La virtù risiede nella via mediana, rappresentata dalla capacità di sviluppare un animo critico. Gli esperti d'arte, all'unanimità, hanno sostenuto che il dipinto rappresentasse un'accusa razionalista alla superstizione e all'ignoranza, nonché un'invettiva contro la Chiesa, capace di predicare e diffondere un pensiero arretrato e perciò colpevole. In questa visuale, le corosas indossate dalle streghe non sono soltanto emblema ed eterno monito delle atroci violenze commesse dall'Inquisizione, ma richiamano anche le mitre episcopali. Partiamo proprio da qui. Cosa ci fanno e che senso hanno le mitre episcopali indosse a tre streghe bruciate vive sul rogo? È la Chiesa che condanna se stessa? La nostra analisi per rispondere scenderà più nel profondo, adesso e più avanti con la spiegazione dei simboli. L'inconfondibile accessorio è caratterizzato dai lati superiori allungati e ricurvi che terminano con due punte. La mitra episcopale, ovviamente, è una nemmeno tanto velata accusa al mondo cattolico. I copricapi, inoltre, sono adornati da motivi che richiamano i serpenti, un riferimento simbolico che riporta alla saggezza dei massoni. Questa è l'interpretazione del Museo del Prado, corretta, che condividiamo. Aggiungiamo una cosa. Goya, ovviamente, critica e irride Chiesa e massoneria. Nessuna saggezza, nessun contenuto edificante, nessuna spiritualità, solo odio e divisione, ignoranza soprattutto, testimoniata dalla presenza dell'asino, insomma, un vero e proprio circolo vizioso. Il copricapo più importante e solenne della Chiesa Cattolica, capace di rappresentare e incarnare la presunta santità dei vescovi, diviene qui oggetto di scherno e testimonianza dell'eterna contraddizione umana. Il dipinto è stato sottoposto a radiografia e riflettografia a raggi infrarossi. L'analisi ha evidenziato un significativo ripensamento. Goya, infatti, apportò un'incisiva modifica nell'opera definitiva. Nell'opera originaria, l'uomo col mantello era dipinto di spalle, alla ricerca del suo asino, simbolo dell'ignoranza ricorrente nella sua produzione artistica. Goya ci presenta una scena onirica nella notte, incentrata su un volo di streghe, e che potrebbe sembrare l'illustrazione ideale per un racconto del terrore di Edgar Allan Poe. In questa visuale, l'artista può essere considerato a tutti gli effetti un preromantico in anticipo sui secoli. Allo stesso tempo, però, non va taciuta la natura allegorica della composizione. Goya, infatti, sviscera fragilità e contraddizioni dell'essere umano, osando più di qualsiasi altro artista spagnolo del suo tempo e prima di lui. L'aggancio col neoclassicismo lo ritroviamo nelle pose, nella costruzione della prospettiva e nell'incantevole gioco di luci e ombre. Sorprende positivamente e convince l'utilizzo del colore. Tinte uniformi e accese per mitra e corosa. Giallo, verde, rosa.
colori che creano un inquietante contrasto con l'oscurità e la cruenza dell'assassinio. Il dipinto fa parte di una serie commissionata dalla duchessa di Osuna. L'opera, in ogni caso, può essere considerata a sé stante, in quanto vero e proprio manifesto del pensiero filosofico e morale dell'artista. Soffermiamoci adesso brevemente sullo sviluppo simbolico immaginato da Goya per affascinare e incuriosire gli ospiti dell'Alameda. I simboli principali che questi ci offre sono la mitra che rimanda alla chiesa, i serpenti alla massoneria, la corosa alla stregoneria, al mondo dell'Inquisizione, il gesto che rappresenta la superstizione e l'asino che è un richiamo all'ignoranza. Dal combinato disposto dei simboli e dalle azioni dei personaggi ricaviamo il seguente schema logico. Al centro il delitto, che sul piano letterale è l'assorbimento, mentre su quello più elevato l'indottrinamento religioso. Chiesa e massoneria divengono facce della stessa medaglia e portatrici di morte e superstizione. L'uomo in basso a sinistra incarna l'indifferenza e l'accidia, debolezza e incapacità di agire. Al centro di tutto vi è il terrore, la paura, vero e proprio motore trainante dell'opera, nonché principale chiave di lettura. Il pittore, dunque, ha immaginato uno sviluppo ciclico e ridondante. Anche i preti, insomma, sono soltanto vittime di un pensiero corrotto e deviato, frutto delle tenebre dell'ignoranza e contrario alla ragione. Il dettaglio ravvicinato che vi proponiamo è piuttosto macabro. L'entità malvagia che incarna, come abbiamo visto, la chiesa e la massoneria, il potere, il pensiero corrotto, assorbe la linfa vitale da una povera e ingenua vittima. Goya si diverte nella rappresentazione delle cavità oculari. Immagina una vittima in punto di morte, dal colorito smorto, con la maschera inorridita di un teschio. Il suo carnefice beve dal suo petto come una ventosa. Ulteriore dinamismo viene conferito dalle guance gonfie che formano un palloncino. La tela venne commissionata dal duca e dalla duchessa di Osuna per decorare la loro villa in periferia di Madrid. L'opera venne venduta diverse volte all'asta pubblica. Il Museo del Prado l'acquistò nel 1999. La tela, come abbiamo visto, nasconde doppi sensi taglienti. Goya si serve della pittura per esporre il pensiero filosofico illuminista e allo stesso tempo per smascherare imbrogli e ipocrisie del sociale. Il critico d'arte australiano Robert Hughes definì il dipinto come il più bello e potente tra tutte le stregonerie per la duchessa di Osuna. Il volo delle streghe è un capolavoro perfettamente riuscito, nel quale Francisco Goya lascia volare libera la propria straordinaria, ma sempre consapevole, immaginazione, denunciando l'ignoranza del suo paese. Se hai apprezzato il video, ricordati di condividerlo, lasciare un like e di iscriverti al canale per supportare questi contenuti gratuiti. È anche grazie a te che è possibile realizzarli. Grazie per la visione.